Did you want to be loved by anyone? It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. Allora Gian, nasci a Sassuolo 24 giugno 83, inizi a muovere i primi passi così nel calcio grazie alla squadra della tua parrocchia. Che ricordi hai di quegli anni dell'infanzia? No, sicuramente sono gli anni più belli, perché voglio dire, dove ho ancora molti ricordi, ho ancora molti amici, quelli veri diciamo, e frequentavamo questa parrocchia con questo bar e diciamo c'era proprio la squadra che si chiamava Consolata, che era della parrocchia dove tuttora lavora anche mia madre come segretaria, ed era bello perché comunque eravamo tutti giovani, eravamo tutti piccoli, perché abbiamo iniziato all'età di 6 anni tutti quanti fino a 11-12 anni, quindi sono bellissimi ricordi, ecco. Poi dopo chiaramente eravamo anche amici, andavamo a scuola tutti insieme, andavamo a mangiare la pizza tutti insieme lì sempre in parrocchia, quindi sono stati dei begli anni. Poi c'è stato il passaggio alla Reggiana, una società professionistica, anche se si parla ancora di settore giovanile, ed erano i tempi della Reggiana di Dal Cinere. In Serie A c'erano giocatori importanti come Futre, Taffarel e molti altri. Ecco, per te che iniziavi a muovere i primi passi nel mondo del calcio, cosa rappresentavano quei giocatori e che ricordi hai anche di quei primi anni alla Reggiana? Ma sicuramente erano delle belle soddisfazioni, perché già a 11-12 anni facevi provini per il Modena, la Reggiana, il Parma, diciamo in quella zona erano quelli. E poi della nostra squadra, della parrocchia, andammo in tre, quindi avevamo una bella squadrina, e andammo in tre e quattro andarono al Modena, che all'epoca era in C1, quindi la Reggiana diciamo come settore giovanile all'epoca era migliore. E sono anche quelli, sono dei begli anni, perché comunque andavamo a scuola e alle medie, facevamo le medie credo, sì le medie, e finivamo la scuola all'1 e poi dopo andavamo subito a prendere il treno all'1:30 e andavamo insieme, andavamo a fare allenamento e tornavamo a casa alle 6:30, 7, quindi era anche dura, perché all'epoca comunque eravamo giovani, volevamo andare al bar, volevamo divertirci con lo scooter, le ragazzine, quindi però sono stati dei begli anni anche quelli, ecco. Hai sempre giocato a centrocampo oppure è un ruolo che poi gli allenatori hanno imparato ad adattarti col passare degli anni? No, io ho iniziato come terzino destro, mi ricordo, però ti parlo proprio dai 6 agli 8 anni, 8-9 anni, poi dopo mi piaceva giocare in mezzo, perché comunque già all'epoca ero uno che correva tanto, facevo anche le campestre, quindi mi piaceva stare in mezzo, recuperare i palloni, cercare di dare una mano sempre alla squadra. E poi dopo è stato il ruolo diciamo che ho fatto fino adesso. L'hai un po' già detto tu, perché hai detto quando siamo passati alla Reggiana andavamo in treno ad allenamento insieme agli altri compagni, però chi ti seguiva dalla tua famiglia magari nei primi anni, ti accompagnava tuo papà, tua mamma? Sì, mi accompagnava sempre mio padre, mi ricordo gli feci fare anche tanti chilometri, perché comunque si faceva il campionato anche nazionale già nei giovanissimi, negli allievi, quindi faceva tanti chilometri e mi seguiva sempre, mi dava sempre diciamo una buona parola, anche se a volte sai, sei piccolo, non vuoi sentire, sei un po', ti arrabbi se sbagli, però voglio dire, se sono qui è grazie a lui, ecco. Perché squadra tifava Gianni Munari da bambino? Per il Milan, per mio padre diciamo sono stati 2 anni, 12-13 anni che andavo sempre a vedere il Milan, avevamo l'abbonamento, mi ricordo ancora secondo me la domenica mattina, partivamo da Modena a Sud, andavamo a Milano e andavamo a vedere sempre le partite. Che giocatore avevi come idolo quando eri ragazzino? Se ce n'era uno nel tuo ruolo che ricopri ora oppure uno in particolare? Ma io andavo sempre a vedere il Milan dei tre olandesi, mi piaceva tanto Rijkaard, mi piaceva Bertini, diciamo sempre centrocampisti. Poi anche Ambrosini, era molto giovane, venne fuori, però diciamo questi tre erano i miei idoli, ecco.
calcio abbiamo capito che è sempre stata la tua grande passione. A scuola invece Gianni Munari come se la cavava? No, andavo bene perché sennò non mi faceva andare all'allenamento mio padre, perché mio padre era montanaro alla vecchia, è uno comunque abbastanza severo, e se non si andava bene a scuola non si andava né in parrocchia né al bar né da nessuna parte. Tant'è vero che mio fratello venne bocciato un anno in terza superiore, che aveva una media dell'8, poi fu un anno un po' particolare, venne bocciato, gli fece fare 3 mesi da muratore, allora lì capì che era meglio andare a scuola e dopo continuò, fu diplomato, quindi andò tutto bene, però a scuola sono diplomato, ho fatto geometra. Sono stato fortunato perché comunque sono andato via a 18 anni che la scuola avevo finita, quindi ho fatto la scuola pubblica lì con tutti i miei amici, quindi sai, è anche meglio perché col fatto che se vai via comunque perdi degli anni, non è facile integrarsi in una nuova città, in una nuova scuola, quindi per me è stata anche una fortuna, ecco. E quindi hai detto, diplomato come geometra, sarebbe stata quella la tua strada nel caso non avessi fatto il calciatore? Ma forse sì, perché comunque ho anche mio padre che ha fatto il geometra, forse sì, però non si sa, perché comunque dopo iniziai a fare anche l'università, feci scienze motorie, diciamo il vecchio ISEF, e poi dopo lo lasciai lì perché c'era l'obbligo di frequenza all'epoca e iniziai a spostarmi e la lasciai lì, ecco. L'arrivo al Sassuolo, settore giovanile prima, poi l'esordio in prima squadra in C2. Anche lì tanti anni importanti, lì però avevi già iniziato a fare il centrocampista. Sì, diciamo che è stato un passaggio un po' particolare, te lo spiego, perché agli allievi nazionali alla Reggiana mi scartarono perché dicevano che ero. Perché fisicamente non ero pronto, ero piccolo, infatti se mi vedi adesso dici impossibile. E quindi mi scartarono, io volevo andare a giocare già a 16-17 anni con i miei amici che giocavano in promozione, in prima categoria. Poi ripeto, è sempre stato mio padre che mi ha sempre incitato, mi ha sempre dato, diciamo, l'input per provarci, e andai a fare la Beretti a Sassuolo quell'anno. E non partì in ritiro con la prima squadra, avevo 17 anni. Poi dopo, tornando a Sassuolo dopo il ritiro, avevano molti centrocampisti infortunati, mi chiamarono a fare degli allenamenti e il mister subito mi vide bene e mi fece esordire dopo 2 partite, mi fece esordire da titolare in casa e fece anche gol. E quindi da lì, diciamo, è scattata la mia carriera, ecco. Ho avuto tanta fortuna, diciamo, perché ti ripeto, quell'anno volevo veramente non smettere, però andare a giocare con gli amici per divertimento, non per un fatto puro di professionismo, E diciamo quella è stata la mia svolta, ecco, per questo ti dico che devo ringraziare mio padre, ecco. Poi i passaggi, prima al Giulianova in C1, quindi alla Triestina in B. Due passaggi però importanti, non è la formazione di Gianni Munari calciatore? No, dopo i 2 anni di Sassuolo mi prese il Chievo Verona che mi girò a Giulianova appunto in C1, dove all'epoca comunque la C1 era, girone B era tosta perché comunque andavi in campi un po' particolari, a sud, era tutto sud, quindi non era, io avevo 18 anni e mezzo, non era facile. Poi era il primo anno fuori di casa, ho avuto alcuni problemi all'inizio ad ambientarmi, però poi dopo feci un grosso campionato, anche aiutato ad agosto, a settembre, feci le Olimpiadi in Corea con la nazionale, quindi anche quello mi diede un po' più di serenità, diciamo, perché avevo già della gente che conoscevo in nazionale. E lì feci un bel anno, poi dopo mi riprese il Chievo a fine campionato e andai a Trieste in Serie B. E anche lì feci, secondo me, forse si dice quello dopo, però secondo me lì è stato il campionato più bello perché avevo 20 anni in Serie B e feci 35-36 partite, feci 5 gol e 1 in Coppa Italia, 20 anni, però 20 anni miei non erano, erano 20 anni comunque di un giocatore che veniva dalla C, quindi non era sponsorizzato, non era, diciamo, conosciuto tanto, però feci un ottimo campionato, ecco. Poi però c'è il passaggio dall'altra parte, no? Sempre a Verona, dal Chievo all'Hellas Verona, e lì forse davvero è l'anno della vera e propria consacrazione, o quantomeno Gianni Munari balza agli occhi anche degli addetti ai lavori, ti conoscono di più dopo quella stagione. Sì, perché comunque anche come piazza, voglio dire, l'Hellas era una gran piazza e veniva un sacco di gente a vedere, veniva gente
di calcio, un sacco di tifosi, quindi, ma la curiosità è che ero metà del Chievo e metà dell'Hellas, quindi era un po' particolare come situazione, però è stato un anno veramente fantastico e giocavo anche con dei giocatori importanti che tuttora giocano quasi tutti in Serie A, quindi eravamo un bel gruppo. E lì diciamo è stato sì la consacrazione, perché poi dopo mi comprò il Palermo, ecco. Ecco, l'hai detto tu, al termine di quella annata ti notano gli osservatori del Palermo e ti portano in Sicilia, dove però giochi due partite in Coppa Italia, tre in Europa League, prima di essere girato a Lecce in Serie B nell'ambito di uno scambio di prestiti con Giacomazzi. Sì, fu anche comunque lì una bella esperienza, perché anche lì ero comunque molto giovane, avevo 22 anni credo, e avevamo una rosa molto ampia, facemmo molto bene perché quell'anno era l'anno della Juve in Serie B, quindi il Palermo credo fino a novembre-dicembre eravamo secondi in classifica dopo l'Inter e stavamo facendo bene. È chiaro che davanti a me avevo giocatori importanti, di spessore, che non era facile rubargli il posto, come Corini, Simplicio, Bresciano. E non era facile, io mi allenavo sempre, costantemente, però diciamo le seconde linee, che comunque ero io, il mister ci faceva fare diciamo o la Coppa Italia o l'Europa League, che comunque è stata una bellissima esperienza, perché comunque andavi all'estero a giocare in campi importanti, con Newcastle, abbiamo giocato con Celta Vigo, con l'Eintracht Francoforte, cioè erano delle belle esperienze, ecco. A Lecce però ti trovi subito bene, subito a tuo agio, una seconda metà di stagione, quella importante, realizzando 3 gol in 20 partite di campionato disputate, doppietta al Frosinone e gol alla tua ex squadra, la Triestina. Sì, feci fin da subito bene, una piazza che mi aveva accolto benissimo, non stava andando benissimo, diciamo, e mi sono fatto subito prendere diciamo dal calore dei tifosi, dalla gente, dalla città che è stupenda, e ho passato 5 mesi che poi da lì e alla fine dell'anno dovevo tornare a Palermo, feci una comproprietà perché comunque volevo rimanere lì e cercare di puntare a vincere il campionato e tornare in Serie A, ecco. E così è stato, perché poi stagione 2007-2008 rimani proprio nel Lecce con Papadopoulo in panchina, 30 presenze e un gol che contribuiscono al ritorno dei salentini nella massima serie. Sì, 2 gol feci, non mi rubare i gol. Feci 2 gol e sì, è stato anche quello lì un bellissimo anno. È stato un campionato un po' particolare, perché mi ricordo che arrivò primo il Chievo 85 punti e il Bologna 84, noi 83 e tutte le altre erano a 70, ci toccò andare a fare il playoff in un modo assurdo, perché facemmo una cavalcata tutti e tre fino alla fine, poi abbiamo sbagliato una partita e ci siamo fatti superare perché eravamo sempre secondi in classifica, eravamo rimasti. Però è stato un bel anno, un anno importante. Ecco. Quella promozione come la festeggiò il Lecce? Che ricordi hai della festa? Ma è stata una cosa veramente pazzesca, perché quell'anno fu un anno difficile perché ci sfuggì all'ultimo la promozione diretta, quindi anche i tifosi si strinsero con noi, perché in queste partite di playoff e veramente c'erano in casa le due partite che facciamo in casa, c'erano 35.000 persone, una roba veramente importante. Poi dopo da lì ci spostammo tutti in piazza e avevamo il Puma scoperto e facevamo tutto il giro della città. È stata una cosa, poi a sud sono molto molto calorosi, ho visto di quelle scene, però è stata una cosa, guarda, ce l'ho ancora, mi viene la pelle d'oca, è stata una cosa meravigliosa, ecco. 31 agosto del 2008, debutto in Serie A, Torino-Lecce, 3-0 per il Toro. Nonostante la sconfitta, però è una partita che penso ricordi volentieri. Sì, ricordo, perché ci tenevo tanto a fare questo debutto in Serie A. Ci andai vicino a Palermo due o tre domeniche, solo che non c'era stato verso, e lì è stata una bella soddisfazione, più diciamo per l'esordio, poi per il risultato. Non fu una gran partita, ecco. 26 gennaio 2009, metti a segno il tuo primo gol, che poi alla fine fu una doppietta,
Lecce-Torino 3-3 e quella volta andò meglio con il Toro. Sì, sì, andò meglio, anche se vincevamo, mi ricordo, 3-1 credo, poi dopo era uno scontro diretto e pareggiamo, cioè loro pareggiarono al 90esimo, mi ricordo. È stata una bella soddisfazione perché poi feci un gran gol come primo gol in Serie A, mi ricordo, e subito dopo 10 minuti feci il secondo su calcio d'angolo. E è stata una gran soddisfazione. Quella stagione però 24 presenze, 4 reti che non bastano però per evitare la retrocessione in Serie B dei giallorossi. Cosa non funzionò quell'anno? No, io diciamo non è... si era un po' sfaldato quel gruppo, diciamo, che dalla Serie B portò in Serie A il Lecce, non andarono bene alcune cose, però io poi mi feci anche male le ultime quattro, mancavano 4 partite credo alla fine, ed eravamo ancora lì per salvarci, e mi ruppi il ginocchio, perché comunque stavano facendo molto, cioè personalmente stavo facendo molto bene, gli ultimi 4 mesi di campionato stavano andando veramente bene, feci 4 gol, 5-6 assist in 4 mesi, veramente. E poi dopo mi ruppi il ginocchio e dopo poi ci fu anche la retrocessione, fu un anno un po' così, ecco, un po' particolare. E infatti nel giugno del 2009 c'è infortunio e intervento chirurgico, forse uno dei momenti più difficili, no, della carriera. Sì, è stato brutto perché ti ripeto, stavo facendo... Guarda, onestamente stavo facendo veramente bene, se ne parlava anche di me, ero contento. Poi dopo è arrivata questa sfortuna che non ci voleva, dopo tanta fortuna che comunque ho avuto nel calcio, e ci può anche stare un momento di sfiga, voglio dire, proprio terra a terra, te la dico. E però poi dopo sono stato bravo, ho fatto 3 mesi e mezzo veramente duri di fisioterapia tutta l'estate, e per poi ritrovarmi il prossimo anno, per poi essere pronto il prossimo anno, ecco. E l'anno successivo ti riprendi alla grande, 26 presenze, 6 reti sotto la gestione De Canio, con la seconda promozione del Lecce in Serie A. Sì, è stato un anno un po' particolare perché mi ricordo che mi chiamavano dal ritiro, che erano in 11 i giocatori, erano un pochissimi perché avevano proprio lasciato a casa tutti, alcuni avevano venduti, alcuni non volevano più tornare dopo il brutto anno che avevamo passato, e quindi lì ci fu proprio lo zampino del mister, perché comunque è stato molto bravo a rincompattare il gruppo, a gestire il gruppo in una maniera veramente perfetta. Io arrivai a fine settembre e iniziai a giocare subito, fin da subito feci 2 partite con la primavera e poi dopo iniziai a giocare. Da lì è nata alla grande, perché mi ricordo che dai fine ottobre credo restammo primi in classifica fino alla fine. Ecco. Quella stagione giochi insieme a un ex blucerchiato, all'epoca era in prestito a Lecce proprio dalla Sampdoria, Guido Marilungo. Che rapporto hai instaurato con lui? Ma ho instaurato subito, fin da subito, un rapporto molto bello, perché sia in campo che fuori era come me, una persona verace, alla mano, e ci siamo trovati fin da subito a tal punto che eravamo sempre insieme a mangiare, a far colazione, a volte veniva a dormire a casa mia perché era da solo, e quindi si creò subito un bellissimo rapporto. Poi le cose andavano bene, c'era entusiasmo ed è stato fin da subito bello, finché poi l'anno dopo mi fece fare da testimone al suo matrimonio e fu una bella soddisfazione, ecco, sia per me che per lui, voglio dire. L'anno successivo in Serie A con De Canio 34 partite di campionato, una di Coppa Italia, risulti uno dei punti di forza di quella squadra che invece riesce a ottenere la salvezza nella massima serie. Sì, fu una bella salvezza perché fin da subito ci davano per spacciati, perché non avevamo comprato dei giocatori di spicco, comunque dei nomi di spicco, voglio dire, però avevamo quel gruppo che non era successo gli anni prima, che non si era sfaldato dalla Serie B, quindi eravamo rimasti noi compatti, uniti, l'ossatura era rimasta e quello per me è fondamentale. E fu un bellissimo anno, vincemmo anche delle partite in casa contro la Juve, contro delle squadre importanti, e fu una bellissima soddisfazione perché, ti ripeto, ci davano tutti per morti ed è stato bellissimo, ecco.
Ecco, quello fu invece l'anno che vide la Sampdoria scendere in Serie B in maniera inaspettata. Visto da fuori, anzi a quel punto poi da diretto concorrente dei Blu Cerchiati, che sensazione vi eravate fatti della situazione che si stava creando a Genova? Ma loro erano venuti da noi, credo, a novembre, dicembre, adesso non mi ricordo, vinsero a Lecce 3-2 contro di noi, fece 3 gol Pazzini, mi ricordo. Ed erano, penso, terzo o quarto in classifica, quindi nessuno si aspettava una retrocessione così. Poi dopo, pian pianino, sai, quando ti ritrovi in fondo e hai giocatori comunque importanti che non riescono o in quel momento hanno fatica, comunque fanno fatica a lottare per non retrocedere, non è facile, perché poi ti fai risucchiare da queste piccole squadre che invece ogni domenica giocano alla morte, non è facile. Poi dopo, diciamo, la nostra fortuna è che quando siamo venuti anche a Genova, quella di ritorno, abbiamo vinto 2-1 e lì, sai, anche noi abbiamo preso coscienza che potevamo farcela, mentre loro forse il contrario, ecco. E poi dopo le cose sapete tutti come sono andate. Noi poi dopo abbiamo vinto la penultima, credo, il derby, e ci salvammo e fu una soddisfazione enorme. Ecco. La Sampdoria si ritrova in Serie B in maniera inaspettata e fatica i primi mesi a ripartire dopo lo shock della retrocessione. Per te invece si spalancano le porte della Fiorentina, una piazza importante, un pubblico che pretende molto e un allenatore Sinisa Mihajlovic. Com'è stata questa esperienza a Firenze e poi cosa ti ha portato a gennaio ad accettare la proposta della Samp? Ma Firenze è stata per me... Era una soddisfazione enorme, perché comunque da Lecce, che era una piccola realtà, tra virgolette, andare in una società importante come Firenze, comunque con una storia dietro, con un pubblico, una città, ecco, è molto passionale, e per me è stata una soddisfazione enorme. E già alla presentazione ero anche un po' agitato, perché, ripeto, erano passati da qui, da Firenze, giocatori importanti. Poi dopo... Ebbi subito un bellissimo rapporto con il mister, con Marco Lin, che giocò anche qua, mi ricordo, giocò alla Sampdoria, e fu un bellissimo rapporto, feci 2-3 mesi bene, però diciamo la piazza aveva bisogno di altro, aveva bisogno di nuovi stimoli, perché già dall'anno prima le cose non erano andate bene, però fu una bella esperienza, ecco. E poi dopo arrivò Delio Rossi, anche con lui ebbi un bellissimo rapporto fino alla fine. Io voglio dire, non rimpiango niente, però le cose, diciamo, potevano andare meglio. Diciamo, forse il momento in cui sono andato è stato anche uno dei momenti peggiori, diciamo, della storia della Fiorentina, ecco, in questi ultimi anni, perché, ripeto, gli ultimi 5 anni e la Fiorentina è sempre stata tra le prime 3 o 4 del campionato. Però è stata una bella esperienza e niente. Poi dopo arrivò il momento, i primi di gennaio credo, che mi sentii con il mio procuratore, perché c'erano 2-3 squadre di Serie A che mi volevano in prestito. Però si fece viva anche sensibile tramite il mio procuratore, che mi voleva portare qua. Però aveva bisogno prima di vendere alcuni giocatori qui alla Sampdoria. Quindi io aspettai, a me, sai, essere partecipe di un progetto come la Sampdoria era come dire di ritornare alla Fiorentina, in un certo senso sono due squadre importantissime. Quindi piuttosto che andare in prestito in una squadra come poteva essere qualsiasi, adesso non lo so, però una squadra che mi voleva, avevo 2-3 squadre, avrei preferito comunque andare a giocarmi, diciamo, la promozione con la Sampdoria, perché è una piazza importantissima. Aspettai, poi l'ultimo giorno si fece l'accordo, perché poi venne venduto Palombo e Piovaccari, e quindi si liberava un posto e io accettai subito senza nessun tipo di problema. Poi Sensibile già l'avevo conosciuto ai tempi del Verona, quindi avevo già un rapporto con lui e fino a subito sono rimasto contentissimo. Ecco, la categoria, diciamo, tra la A e la B in questi casi non si guarda neanche, voglio dire. E infatti io ricordo che quando arrivaste a Genova, nonostante le cose ancora anche con Beppe Iachini, che nel frattempo era subentrato ad Azzori, non stessero andando proprio in maniera brillante, tu eri convinto che questo gruppo alla fine avrebbe potuto alzare le braccia al cielo e brindare al ritorno in Serie A,
così è stato. Una stagione difficile, avete fatto una seconda parte davvero una cavalcata trionfale, però la convinzione c'era fin dai primi momenti. Sì, la convinzione c'era perché, ti ripeto, in Serie B è tutto possibile, puoi fare 8 risultati di fila, come ne puoi perdere 5, come puoi perdere contro l'ultimo in classifica, quindi l'importante era ritrovarsi, ritrovare il gruppo, ritrovare il gioco, ritrovare più che altro la stima in noi stessi e reciproca, perché forse era quello che mancava, che avevo visto qualcosa io le partite le ultime. E se ritrovi queste cose, le qualità non puoi dire che non c'erano, soprattutto avevamo giocatori davanti che potevano fare la differenza in qualsiasi momento, quindi l'importante era crederci subito. L'unica cosa che era un po' che poteva dar qualche dubbio, che chiaramente avevamo tanti punti ai playoff, perché io quando arrivai eravamo a 12 o 13 punti ai playoff e all'inizio anche noi vincevamo, ma anche quelli su di sopra vincevano, quindi sai, a volte ti veniva un po' di sconforto, però voglio dire, sai che prima o poi qualcuna molla, voglio dire, non è che può fare, tutte quelle davanti possono fare un campionato strepitoso fino alla fine, ecco. Arriva un'area Genova e tutti dicono un elemento di spessore, un elemento che conosce bene la categoria, che ha anche una buona propensione al gol, perché così era stato in passato. Invece hai faticato a trovare il gol, che poi è arrivato in quel di Castellammare, un gol pesante, sì, molto importante. Sì, pesante, perché da quella partita lì poi, se non mi sbaglio, arrivavamo ai play-off, eravamo entrati nei play-off. Sì, ne ho sbagliati tanti, perché potevo arrivare a 5-6 anche l'anno scorso, facile, però diciamo che sia io che Renan, che abbiamo giocato di più, diciamo, tra le mezzali, abbiamo fatto i gol che non abbiamo fatto, li abbiamo poi rimessi con degli assist per Pozzi, per Eder, per Pellè, quindi abbiamo fatto un ottimo lavoro sotto quel lato, ecco. E chiaramente c'è il rammarico, perché come dici te potevo fare qualche gol in più, ecco, speriamo di farlo quest'anno. Qual è stato secondo te l'anno scorso la gara della svolta, quella che comunque avete capito che le cose iniziavano a cambiare? Ma secondo me quella della svolta è stata Modena, contro il Modena, perché con quella partita lì era obbligo, dovevamo vincerla per forza, e se non la vincevi quelli davanti avrebbero vinto, perché comunque avevano partite facili, non erano messi male. E poi dopo ci ha dato una convinzione importante, perché Modena veniva da 3-4 partite, o non so, anche di più, positive, che vinceva, quindi giocavano in casa, giocavano contro la Sampdoria, chi gioca contro la Sampdoria vuol sempre fare bella figura dal 100%. Quindi secondo me quella è stata la svolta, quella e la seconda forse a Castellammare. C'è stata invece una partita in cui avete pensato è dura, perché le altre vincono e noi non riusciamo a fare quello scatto. Sì, è stato dopo 2 mesi, credo, che ero arrivato, quando pareggiamo in casa con l'Ascoli, che le altre veramente noi stavamo facendo bene, vincevamo, però vedevamo che anche quelle davanti vincevano, e quella partita lì la pareggiamo contro l'Ascoli in casa, e che venivamo da 3 vittorie di fila, e anche lì perdemmo altri 2 punti, però poi dopo li abbiamo riconquistati man mano, quindi è andata bene, dai. Una promozione meritatissima e legittimata sul campo, anche con la coda dei playoff. Le ricordo ancora negli occhi di quella corsa di Rispoli e il gol di Pozzi al Franco Ossola di Varese, la festa in campo, negli spogliatoi, sul pullman. Che ricordi hai della festa per questa promozione? Ma è stata anche qua straordinaria, perché è stata sofferta, nessuno ci sperava, e quindi anche per i tifosi è stata, secondo me, una gioia immensa. Poi, e ti ripeto, sono state, sai, 4 partite dure, perché non è stato facile vincere i playoff. Poi ci sono state molte polemiche sulle partite, sugli arbitri, così, però sai, quando poi dopo su 4 partite ne vinci 3 e ne pareggi una, uno non puoi dire che ha avuto fortuna o che l'arbitro ha dato una mano. Penso che ce la sia meritata tutti, ce la sia meritata alla grande, voglio dire. E soprattutto l'ultima, penso a Varese, che abbiamo fatto un'ottima partita, potevamo andare in vantaggio sia noi. Anche loro hanno preso la traversa, però abbiamo giocato bene, abbiamo tenuto bene il campo, loro erano obbligati a vincere, quindi voglio dire, non era neanche facile per noi. E poi dopo è stata una serie di emozioni incredibili, perché c'era gente anche che piangeva, gente, sai, dopo un anno e mezzo passato, dopo quello che aveva passato, si è sfogato, ho visto della gente veramente
e ti ripeto, sfogarsi in una maniera esagerata, però è stato bello e uno poi dopo si fa quel che si sente, in quel momento si sentiva un quello e è stato bello, ecco. Quando il pullman è arrivato a Genova alle 3 passate del mattino, io ricordo che voi, soprattutto quelli che eravate da poco a Genova, eravate impressionati dalla marea di gente che vi aspettava in piazza per festeggiare questo ritorno in Serie A. Noi veramente non vedevamo l'ora di tornare a Genova, non passava più, poi pioveva, un casino, è stato... Poi quando siamo arrivati in piazzale Kennedy, credo, sì, a piazzale Kennedy... Vediamo tutta questa gente con le bandiere, è stata veramente un'emozione unica. È peccato perché secondo me poteva durare anche qualcosa di più. Abbiamo avuto solo 10 minuti, 5 minuti per salutare i tifosi, però sarebbe stato bello stare lì di più. So che poi dopo si era creato troppa confusione e siamo dovuti andare via per poi poterla rifare la sera dopo, che poi dopo non si è fatta per un incidente che è successo. Peccato, perché si poteva fare, diciamo, qualcosa in più, perché sono cose veramente che ti rimangono nella vita e ti possono capitare una, due, massimo tre volte nella tua carriera, ecco. Però questa onda lunga dell'entusiasmo promozione lo state percependo anche in questo nuovo inizio di stagione? Sì, lo percepiamo qui, soprattutto qui in ritiro, abbiamo sempre tifosi a seguito, a vedere anche degli allenamenti di corsa, ci fanno compagnia, stanno lì, sono sempre un sacco. E poi anche qui a Bardonecchia c'è un sacco di tifosi, perché ho provato a prenotare una camera per i miei genitori, ma non c'è posto. E quindi stanno venendo tutti, e come ho detto anche in un'intervista di una settimana fa, cioè di 2 o 3 giorni fa, e ho fatto anche ritiri importanti col Palermo e la Fiorentina, che sono 2 ottime squadre, però così tanta gente a seguito non l'ho mai vista, ecco. Di allenatori in carriera ne hai avuti tanti, quali sono quelli che ti hanno lasciato qualcosa in più o quelli comunque che ricordi in maniera più importante? Sicuramente come ultimo De Cagno, perché facciamo veramente in 2 anni strepitosi. E poi come uomo, come persona, sicuramente Mihajlovic l'anno scorso, perché... Nel calcio non è mai facile trovare delle persone integre al 100%, voglio dire uomini proprio con la U maiuscola, ecco. E poi ne ho avuti tanti, chi mi ha lanciato, comunque chi ha creduto sempre in me, ma ho avuto dei rapporti sempre buoni con tutti, diciamo, non ho mai avuto dei litigi con nessuno, ecco. Io ti dico gli ultimi anni, poi dopo chiaramente c'è stato Tesser, che è un ottimo allenatore, ho avuto anche a Trieste, che ho avuto un anno meraviglioso, Ficcadenti, a Verona è stato anche con lui, è stato benissimo, e lo stesso Papadopoulo, voglio dire, e dai, con quasi tutti, non sono uno che va dietro, mi piace prendere un po', spunto un po' da tutti e cercare di metterlo al meglio in campo, ecco. De Cagno lo ritrovi sull'altra sponda del Bisagno, sei pronto per questo derby? Sì, no, il mio allenatore è stato uno degli allenatori che ti ricordo con più gioia, voglio dire, però da quest'anno non si scherza, perché so cosa vuol dire il derby per i tifosi e quindi ci facciamo un saluto, una stretta di mano, poi dopo la partita sa come sono fatto e che non guardo in faccia a nessuno, quindi... Speriamo di vincere noi, ecco, più che altro. Ecco, leader in qualsiasi ambito, in qualsiasi campo di lavoro non si diventa, si ci nasce. Tu hai questo tipo di caratteristiche, almeno si dice che anche da quando sei arrivato nello spogliatoio della Samp sei subito diventato un elemento importante di questo spogliatoio. No, io divento un elemento importante perché sono un po' patacca, cioè mi diverto un po' con i compagni dentro lo spogliatoio, cerco sempre di mettere un po' di allegria, scherzo un po' con tutti, rompo le scatole al mister, al prof, un po' a tutti. No, però, sai, leader, se sei un leader sono gli altri che te lo devono dire, non penso che sei tu che devi dire sono un leader. Se gli altri lo pensano, allora ti seguono e lo percepiscono. Però chiaramente io, da quando sono arrivato, ho cercato di mettermi a massima disposizione per il gruppo, diciamo, e cercare anche di bacchettare, voglio dire, perché è un bene per tutti, voglio dire, raggiungere quello che abbiamo raggiunto. E poi chiaramente qua ci sono degli ottimi ragazzi, ho trovato,
e anche leader, perché voglio dire ci sono due o tre persone veramente che sono, oltre che a livello umano, sono anche, cioè oltre che a livello tecnico, sono bravi, anche molto bravi a livello umano, anche come il nostro capitano, che comunque è una brava persona, sa quando deve scherzare, sa quando deve tirarti le orecchie, quindi sotto questo lato penso che ci siamo, ecco. Però è giusto, no, dire che sei uno che non ti piace perdere non solo la domenica ma neanche nella partitella del giovedì. Sì, quello sì, anche perché l'anno scorso mi ricordo dopo 2 o 3 settimane che arrivai, persi male un torneo, facemmo un torneo, persi male, so che non conoscevo ancora tutti, però mi arrabbio, io poi dopo mi passa, per l'amor del cielo. E lanciai tutti i palloni fuori dal campo, e i giornalisti lo scrissero, mi ricordo, sul Secolo, e dopo tutti i miei compagni a prendermi in giro tutto il giorno. Però sì, diciamo sono uno che rosico abbastanza sotto queste cose. Ecco, guardandoti dentro, ora lasciando un attimo da parte il campo, un pregio e un difetto di Gianni Muneri? Ma un pregio, ti dico, sono sempre stato uno molto generoso sotto tutti i punti di vista, ecco, sono una persona molto disponibile. E un difetto, che sicuramente sono, come ti ho detto, che ho avuto un rapporto bello con tutti gli allenatori, però ho sempre avuto una ripicca, nel senso sono un po' troppo istintivo in certe cose, dovrei cercare adesso con l'età, pian pianino, stando grande, cercare di stare un po' più tranquillo, ecco. Hai parlato degli allenatori, anche se hai ancora molti anni da calciatore davanti, un domani ti piacerebbe allenare? Sì, non mi dispiace. Poi chiaramente mi piacerebbe avere, diciamo, un amico, uno con cui ho giocato, cercare di fare qualcosa insieme come allenatori, uno in prima, uno in seconda, voglio dire, però cercare, non so come fanno anche i nostri due allenatori, Peruzzi e Ferrara, comunque dopo tanti anni passati insieme, cercare di portare avanti il loro lavoro sotto, con un'altra squadra, sarebbe bello, ecco. Allora, li hai già citati tu, anticipiamo un po' allora il rapporto che si sta instaurando qui in ritiro a Bardonecchia con il nuovo staff tecnico, tutti elementi che da calciatori hanno fatto una carriera che non va neanche raccontata, si presenta da sola. Come si sta instaurando il rapporto tra il gruppo squadra e il gruppo staff tecnico? No, si sta instaurando un bel rapporto, voglio dire, sono anche due persone, tu parlavi prima di leader, sono due persone che sono leader da una vita, voglio dire, sono due personalità che ti mettono anche in alcune situazioni, ti mettono anche timore, voglio dire, perché sai quello che hanno fatto, sai come l'hanno ottenuto, e sono due persone molto importanti. Poi chiaramente adesso lo fanno gli allenatori, fa l'allenatore, soprattutto il mister, sta cercando di portare avanti alcune idee, e noi dobbiamo cercare, comunque adesso è una settimana che stiamo insieme, dobbiamo cercare di stargli dietro, cercare di seguirlo al 100%, ma penso che non è difficile, perché comunque è una persona molto, ti dà sempre una mano, ti dà sempre una bella parola, anche se ha preso delle bastonate che ci ha raccontato nella sua carriera, però è sempre uno che comunque cerca di metterti a tuo agio, ecco, voglio dire. Un altro personaggio a mio avviso molto carismatico è il preparatore atletico, il prof Neri, che vi sta torchiando davvero in maniera molto pesante in questi primi giorni. Sì, io di quella persona io non vorrei parlarne, perché in questo momento è un po' pesante. Io lo massacro sempre, però adesso è il suo compito, adesso dobbiamo cercare di stare dietro anche a lui, ancora per poco, perché poi... Però sì, ha fatto anche lui, è sempre stato con Capello, ha vinto tutto, quindi possiamo solo che fidarci, ecco, di lui. Passando ora al profilo personale, tu Gianni sei fidanzato, raccontaci un po' di lei, no? Come si chiama, dove l'hai conosciuta? Sì, io sono fidanzato, è una ragazza salentina, l'ho conosciuta l'ultimo anno che ero a Lecce, quindi diciamo 2 anni e mezzo fa. E l'ho conosciuta a Lecce proprio, lei è brindisina però, e l'ho conosciuta, niente, tramite un altro amico, e abbiamo iniziato a frequentarci, poi dopo pochi mesi, e piano piano portava i trolli a casa mia, sai, quando iniziano quelle situazioni o dai, ho capito, o vai... E niente, è stato, adesso a parte gli scherzi, è stata un...
è stata una bella scoperta, perché comunque io ho fatto veramente 10 anni da singolo, ho girato, sempre stato da solo, quindi non sono mai andato neanche in cerca. Invece in quel momento lì ero predisposto, quindi c'è stato subito un bel feeling, ho voluto subito conoscerla. Non è stato facile perché me l'ha fatta sudare, però adesso sto veramente bene, conviviamo, stiamo insieme e speri anche duri il più possibile, ecco. Vivete insieme, le piace Genova? Sì, 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 gli piace, ti dico, lei è stato il primo anno che andava via da casa, perché comunque a Lecce era lei, a mezz'ora da Lecce, quindi i primi 6 mesi a Firenze anche lei non li ha passati benissimo, perché comunque è una ragazza che ha il mare nel sangue, che comunque ha il sole, ha dei posti meravigliosi, non è facile, anche se Firenze è una città stupenda, però gli mancava sempre un qualcosa che era il mare. E venendo a Genova fin da subito è stata benissimo, perché comunque gli ricordava alcuni posti, diciamo dalla parte adriatica del Salento, che assomigliano a alcune cose, alcuni posti, la litoranea è molto bella, questo, ecco. E Gianni Munari a Genova come si trova? Bah, io sto benissimo, dopo 6 mesi passati anche con un entusiasmo del genere, con tutto, con svegliarsi alla mattina, andare a fare allenamento, fare da Nervi a Bogliasco, tutta la litoranea, vedere il mare, per me è il massimo, ecco. E poi dopo chiaramente ancora sono stato solo poi 4 mesi, diciamo, perché sono arrivato a febbraio, diciamo ancora tutto da scoprire, perché ho alcuni amici a Genova che piano piano mi stanno facendo conoscere la città, non la conosco ancora benissimo, però poi dopo ho girato anche dall'altra parte, ho girato il Ponente dall'altra parte, e ci sono posti stupendi. Parlavamo della tua fidanzata, so che è anche brava in cucina, tu che hai vissuto tanti anni da solo proprio per il calcio, come te la cavi in cucina? Ma io sempre, come hai detto te, sempre stato solo, mi sono sempre cucinato tutto, quasi tutto da solo, andavo anche molto spesso al ristorante, con quelli che avevamo le convenzioni, e andavo spesso con i miei compagni. Però cucinavo anche molto spesso a casa perché mi piaceva, mio padre anche lui gli piace cucinare, quindi mi ha sempre un po' insegnato, però adesso fa tutto la mia ragazza perché cucina da Dio, quindi lasciamo fare a lei tutto. Però dalle tue parti, lì Sassuolo, Modena, si mangia molto bene, qual è il piatto preferito di Gianni Munari? Ma il mio piatto preferito sono sempre state le tigelle, non so se le conosci, sono delle frittelle con i salumi emiliani. Le tigelle, i tortellini, ecco, i tortellini della nonna sempre, ne ho sempre mangiati in una quantità industriale, sempre stati i miei piatti preferiti, ecco. Invece, per quanto riguarda la musica, qual è il genere di musica che ama di più Munari, e se c'è un cantante o un cantautore preferito? No, a me piace, diciamo, un po' tutta la musica, dal pop, dalla musica, dall'R&B, dal reggaeton, anche la musica latina mi piace tanto. Diciamo come cantante italiano mi sono sempre piaciuti, dai, perché mio fratello era un po' patito di Vasco, Ligabue, perché comunque abitano lì nelle nostre zone, abita Vasco proprio 10 minuti, e sono sempre stati molto patiti di lui, lui andava sempre ai suoi concerti, quindi sono sempre cresciuto con la sua musica, ecco. Citavi il latinoamericano, anche il ballo, no? Una delle tue passioni, quando puoi con la tua ragazza vi piace cimentarvi? Sì, sì, però non è che andiamo in discoteca, andiamo in alcuni locali che fanno latinoamericano, ci piace ballare, sfogarci, voglio dire, berci una cosa, però non in discoteca, ecco. In discoteca ci vado, per l'amor del cielo, con amici, in estate, però durante l'anno non è... Invece ci piace più frequentare questi locali, ecco. Passando al cinema, c'è un film oppure un genere, un attore preferito? No, al cinema mi piace un po' di tutto, mi piacciono i film un po' di fantascienza, non so, come Avatar, l'ultimo che ho visto, come Il Gladiatore, che è un'altra cosa, mi piacciono un po' di tutto, diciamo, come Arancia Meccanica, come Carlitos Way, cioè sono tutte, come attore preferito Robert De Niro, diciamo, è... Anche Al Pacino sono i miei due preferiti, ecco.
Passando alla tecnologia, ormai tra i calciatori va di moda sia i videogiochi, la PlayStation, ma poi anche soprattutto iPhone, iPad. Te come te la cavi? Non c'ho né l'iPad, né la PlayStation, né neanche il computer, non c'ho niente. No, ci sono l'iPhone. No, io sono, guarda, sono anti, cioè, anti-tecnologico al massimo. Infatti anche la mia ragazza ogni tanto si arrabbia perché si potrebbero fare tante cose, però non sono mai stato un appassionato di queste cose. Ecco. Invece il tuo rapporto con la politica? Con la politica l'ho seguita perché mio padre ogni tanto era iscritto in un circo, non ti dico neanche cosa, e quindi non la seguo tanto, voglio dire, non voglio neanche dire delle stupidaggini, però ormai, voglio dire, è tutto un... non so neanche cosa dirti, dai, passiamo ad un altro. Invece, credi in Dio? Sì. Hai qualche tatuaggio? Se ce l'hai, dove e cosa rappresenta? Sì, c'ho 3 tatuaggi, uno c'ho l'iniziale della mia famiglia, che di mia madre, mio padre, mio fratello, voglio dire, tutta la mia famiglia. Poi c'è un altro che era un cuore tribale che lo feci all'epoca, lasciamo perdere. E poi c'è un altro qui che è una scritta in inglese che vuol dire non dimenticare da dove vieni, con una croce che praticamente, diciamo, è una croce di legno che rappresenta appunto la parrocchia dove sono cresciuto, dove sono sempre stato, che comunque quando ho un po' di tempo vado spesso a trovare i miei amici o comunque il posto dove sono nato, ecco, questo secondo me è molto importante. Ecco, da quello che dici si vede che comunque credi molto nell'amicizia come valore, e i tuoi amici forse sono proprio quelli che avevi fin da bambino, no? Quelli del tuo paese. Però secondo te esiste l'amicizia nel calcio? Comunque si riesce, anche spostandosi molto da una società all'altra, a creare rapporti veri? Sì, puoi creare rapporti veri, però come sai bene anche te, di amicizie ne trovi iosa quante ne vuoi, ma quelle vere vere che poi mantieni i rapporti, per dirti, io in 13 anni ne ho coltivate 2, diciamo, importanti. Poi ne ho anche altre, voglio dire, che sono tanto importanti, però diciamo quelle due più importanti ne ho solo 2, ecco. Però si può creare benissimo, perché comunque, voglio dire, condividi tante cose, stai insieme tutto un anno con delle persone, e quindi è importante, ecco. Sei scaramantico? No. Ora stai iniziando una nuova stagione, tornando al campo. Mister Ferrara sta provando questo nuovo modulo, un 4-3-3. L'anno scorso anche Iacchini, in mezzo al campo, adottava i 3 centrocampisti, quindi forse da quel punto di vista lì per voi non cambia molto. Però come vi state adattando a questo nuovo schema tattico? No, noi ci stiamo adattando bene, perché voglio dire, comunque alcuni movimenti sono simili, altri sono diversi, però voglio dire, è sempre un interscambio con l'esterno, quindi io l'ho fatto tanti anni nel Verona, nella Triestina, nel Lecce, nello stesso Lecce. Adesso stiamo usando questo modulo con 2 esterni molto larghi, l'anno scorso giocavamo col trequartista, quindi ci sono delle novità, però noi seguiamo il ministro, dobbiamo cercare di mettere in atto fin da subito le sue, quello che ci dice. E poi è un modulo che a me piace particolarmente, perché comunque, ti ripeto, è un ruolo che comunque ti permette di inserirti, di andare al tiro e di proporti in una maniera costante per una mezzala. Ecco. È cambiato lo staff tecnico, però il gruppo, bene o male, è rimasto quasi lo stesso. Sì, alcuni sono andati via, sono arrivati 2 elementi nuovi al momento, Maxi Lopez, De Silvestri, che tu conoscevi già per averlo avuto alla Fiorentina. Come si stanno inserendo? E poi ti chiedo se questo gruppo, questa coesione, può essere fondamentale anche per affrontare al meglio il campionato di Serie A. Sì, è importante, come ti ho detto prima, è importantissimo avere un'ossatura, un gruppo da cui partire. Poi chiaramente siamo in 25, non so in quanti, 24, siamo tutti titolari, però questo qua è importante sia per i nuovi, che quando arrivano vedono comunque che c'è un gruppo sano, che c'è un gruppo che li accoglie per bene, un gruppo che tira tutti dalla stessa parte, e per una salvezza che è, diciamo, salvezza, che noi vogliamo mantenere la categoria quest'anno, per noi è importante questo aspetto. E poi sono arrivati 2 giocatori nuovi importanti come Maxi e Lorenzo, e sono 2 giocatori che fin da subito, anche Lorenzo io già lo conoscevo, dopo 2-3 giorni mi ha detto: cavolo, è un bel gruppo questo, si sta veramente bene qua. Quindi ha proprio
ha proprio notato, ha sentito l'aria che si respira nello spogliatoio, ecco. Le big stanno cedendo all'estero i pezzi pregiati. Tu giustamente dicevi l'obiettivo primario deve essere quello di consolidare la categoria, lo sta ripetendo anche il mister. Però secondo te che campionato sarà il prossimo di Serie A? Ci potrà essere spazio per qualche sorpresa? Secondo me sì, perché comunque non c'è più quelle due o tre squadre, diciamo, ammazza campionato. Poi in Italia sai che è sempre difficile, puoi perdere contro l'ultima, come puoi vincere, non è come negli altri campionati. Però penso che quest'anno qualche novità ci possa essere, ecco, perché comunque tutte le squadre di media alta classifica comunque si stanno allestendo bene, stanno portando avanti dei progetti tutte, quindi tutte possono essere una sorpresa. Ecco. Ecco, tra i giovani che la Samp ha in squadra, secondo te quale potrebbe essere la sorpresa della Samp quest'anno? Ma sicuramente io ci gioco a fianco, Pedro ha solo 20 anni, credo 20 anni, 19, ha solo 20 anni, è un ottimo giocatore, un giocatore che ha personalità, che si prende le sue responsabilità, e per noi mezzacampo è fondamentale un giocatore così, poi è molto forte fisicamente, penso possa essere la sorpresa sia lui che lo stesso Soriano, che è un ottimo giocatore, ha fatto molto bene le ultime partite di playoff, è un giocatore con una grossa qualità. E poi lo stesso Nenad, però dai, diciamo questi tre qua sono quelli, poi sono tutti e tre centrocampisti, diciamo sono quelli i miei preferiti, perché sono il più grande, ti dico, e quindi spero facciano veramente bene questi tre. Invece che obiettivo si pone a livello personale Gianni Munari per questo campionato di Serie A che sta per cominciare? Ma io spero di mantenere, ti ripeto, la categoria insieme ai compagni e cercare di fare qualche gol in più rispetto all'anno scorso e comunque sempre con l'aiuto di tutta la squadra e cercare di portare avanti questo progetto che è importante. Un saluto ai tifosi blucerchiati e ai telespettatori di Samp TV proprio in vista del campionato che sta per partire. Ma io li saluto tutti e spero di regalarvi insieme a tutta la squadra un anno con delle belle soddisfazioni e ci tengo che anche voi ci stiate vicini tutte le partite di campionato come avete fatto in questi mesi da quelli che sono qua. Ecco. It's not unusual to see me cry.